Hello guys! Per questo video mi sono addirittura messa i colori della bandiera della Norvegia. Allora, questo video è apposta per tutte le persone che mi stavano già seguendo quando vivevo in Norvegia, a Drammen, a circa 40 km da Oslo. E tutti i giorni, anche adesso che vivo a Londra, su Facebook o su Instagram, consigli, tips, che cosa fare nel caso di andare a vivere in Norvegia oppure andare in vacanza in Norvegia. E quindi ho voluto riassumere un po' le 10 domande che mi fate di più e in questo video vi racconterò un po' le mie risposte in una botta sola, così ogni volta che mi farete una domanda, un messaggio, vai a vederti il video, vai a vederti il video sul canale YouTube, fai subscribe. Anzi, se non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi ora perché vi parlo appunto non solo della Norvegia, ma anche dell'Inghilterra, di Londra, lingue, culture e tutto quello che io osservo nel mondo, nella mia vita un po' nomade, come sapete, insomma. Andiamo subito al dunque, alle 10 domande che mi fate di più. La prima domanda è il lavoro, riguarda sempre il lavoro. La prima domanda, tipo come lavorare? Ho possibilità di trovare lavoro facilmente in Norvegia? Specialmente me lo chiedete nel campo della ristorazione. Ovviamente c'è una grande richiesta, soprattutto nei mesi estivi, di camerieri, cuochi, pizzaioli, baristi, eccetera. E i mesi estivi sarebbero, diciamo così, maggio, giugno, luglio e agosto. Sicuramente, se volete iniziare a vedere un po' come ci si trova in Norvegia, vi consiglio di mandare curriculum verso marzo-aprile per poter iniziare la stagione estiva, l'alta stagione. E quindi già dall'Italia potete mandare il curriculum, possibilmente in inglese, e se riuscite mandatelo in norvegese, in modo che fate capire che un pochettino della lingua la sapete. La questione lingua è un'altra cosa che vi ho già detto in un video, il mio primissimo video, no, il mio secondo video del canale, risalente al 2016, immaginatevi voi, quindi 3 anni fa, era proprio come trovare lavoro. E uno dei consigli che ancora vi do spassionatamente è cercare di imparare un po' la lingua norvegese. È possibile trovare lavoro anche abbastanza facilmente, gli stipendi sono abbastanza buoni, direi, se non il doppio, quasi più del doppio di uno stipendio medio italiano per la stessa categoria, sto dicendo camerieri in Italia, cameriere in Norvegia. A volte potete anche discutere di farvi dare un alloggio. Molto spesso c'è un alloggio al di sopra del ristorante, specialmente fuori la città di Oslo, che ci sono tanti piccoli paesini che hanno un ristorante in una classica casetta rossa, insomma, di norvegese, hanno al di sopra delle camere da letto, quindi potete anche in un certo senso magari, insieme con lo stipendio, concordare anche l'alloggio per i mesi estivi, cosa che ho già sentito fare da alcuni ragazzi che avevo conosciuto che facevano i camerieri nei ristoranti italiani vicino a Oslo. E un'altra cosa che mi viene da dire è, se volete cercare lavoro, ci sono due siti in particolare che sono fin.no, fin.no, che è un sito di annunci dove si trova di tutto, da oggetti second hand, quindi seconda mano, a lavori, a potete fare il vostro profilo, inserire il vostro curriculum, e comunque sia, quasi tutti gli annunci di lavoro sono in norvegese, però con Google Translate potete benissimo darvi, insomma, aiutarvi con questi tool, con questi strumenti online per poter tradurre almeno i primi tempi. Seconda domanda che mi fate, giusto per non dilungarmi troppo, cercare casa. Soprattutto in affitto appena arrivate. Mi avete appena scritto, mi ha scritto una ragazza e mi ha scritto: è meglio Airbnb o cercare direttamente un affitto? Perché non abbiamo un grandissimo budget. I prezzi a Oslo città sono più alti. Volete spostarvi fuori Oslo? I prezzi si abbassano nettamente, però dovete considerare anche i trasporti. Avevo fatto anche un video che vi mando qua sotto, anzi vi lascio tutti i video che faccio relativi a queste domande, quasi tutte le domande che voi mi fate, io ho già un video, avevo già fatto un video in precedenza quando abitavo appunto a Drammen, e ve li elenco tutti sotto nell'info box, per cui per avere maggiori dettagli andate a vedere quelli. Comunque vi dicevo che quasi sempre vi chiedono comunque un contratto di lavoro o comunque una qualche garanzia che voi possiate effettivamente pagare l'affitto. Il più delle volte vi chiedono anche un conto corrente bancario norvegese, e su questo non apro un capitolo perché è molto difficile, perché il conto corrente bancario in Norvegia lo apri soltanto se hai un lavoro in Norvegia. Se posso darvi un consiglio, cercate magari il lavoro dall'Italia o comunque trovate una soluzione per una settimana, 10 giorni, eventualmente con Airbnb o comunque col passaparola sui gruppi di Facebook italiani a Oslo. Magari chiedete: c'è qualcuno che può affittarmi casa? Conoscete qualcuno che ha una casa libera? Quando vi siete settati, cioè avete trovato un lavoro,
avete aperto il conto corrente bancario, eccetera, eccetera, allora trovate l'alloggio fisso, perché difficilmente vi faranno un contratto d'affitto se non avete delle caratteristiche, appunto, il numero, l'ID number, che sarebbe il, come si dice, il codice fiscale, diciamo così, norvegese, e conto corrente e lavoro. Terzo, a proposito di trasporti cari, l'aeroporto, i trasporti dall'aeroporto al centro di Oslo. Allora, ascoltatemi bene. Allora, non prendete il Flytoget, che non è Flytoget, come dicevo io per tipo 2 anni e me, Flytoget. No, è il Flytoget. Quella è una fregatura, perché è come se fosse un express che in realtà ci mette 10 minuti in meno rispetto al il treno normale e costa il doppio. Vi lascio anche questo in info box, il link al website della compagnia dei treni norvegese, così li vedete tutti i costi, gli orari, eccetera eccetera. Quindi quando arrivate all'aeroporto di Gardermoen, che è diventato bellissimo, gigantesco, perfetto, uscite in fondo a destra, ci sono le due, come dire, porte dei treni. A destra c'è il Flytoget, fregatura, non prendetelo. A sinistra c'è invece il treni normali che vanno a Oslo. Ogni 20 minuti, 30 minuti massimo ce n'è uno. Oslo S è la stazione centrale, Oslo Central Station è la stazione centrale di Oslo. Quarta domanda, gli hotel non cari. Mi date un suggerimento per un hotel non caro. A Oslo non ci sono hotel non cari, cioè se venite in vacanza in Norvegia sappiate che spenderete un botto di soldi. No, diciamo che ci sono degli ostelli che però vanno prenotati molto molto con anticipo, in particolare vi consiglio un ostello ed è decente, in una zona molto carina a sud di Grünerløkka, che è un quartiere un po' hipster di cui vi ho parlato già 50.000 volte, che è l'Anker Hotel. Non è sponsorizzato questo video, semplicemente perché credo che sia in una posizione molto centrale, con i prezzi migliori per essere un hotel. Una cosa che vi consiglio comunque è di cercare di rimanere abbastanza in centro, in modo che riuscite ad andare a piedi, così diciamo risparmiate sui trasporti. Considerate che appunto non è grande la città, quindi veramente a piedi o con le biciclette pubbliche potete andare ovunque, ovviamente non d'inverno. Ah, piccolo suggerimento per chi ama il camping, ovviamente d'estate, c'è la possibilità di dormire massimo 2 o 3 notti nelle isole che ci sono esattamente di fronte a Oslo, e quindi c'è un campeggio gratuito, cioè puoi piazzare la tenda e dormire. Vi rimando assolutamente a visitnorway.it, il sito dove c'è tutto, potete prenotare, potete chiedere informazioni, telefonate agli uffici perché loro sono sempre molto disponibili, e chiedete a loro nel caso appunto di una vacanza o di una, insomma, una permanenza più breve in Norvegia, chiedete a loro perché hanno sicuramente più informazioni di me. Io ci ho vissuto 3 anni in Norvegia, vi dico il mio punto di vista, ma non ho tutte le informazioni, soprattutto non aggiornate, per cui assolutamente vi voglio aiutare, voglio rispondere per quello che ne so io, però chiedete a loro. La successiva domanda è il periodo per arrivare in Norvegia. Ovviamente dipende da cosa dovete fare. Se dovete lavorare, come vi ho detto, secondo me il periodo migliore è arrivare verso aprile-maggio, in modo che potete lavorare immediatamente nelle stagioni migliori della Norvegia. È difficile arrivare in Norvegia quando è, per esempio, gennaio e febbraio, i mesi più freddi dell'anno, dove vi è arrivato subito con una batosta di meno 18 gradi per un mese, e veramente è complesso anche, come dire, abituarvi immediatamente alla poca luce e al freddo che c'è da quelle parti. Quindi io vi consiglio di arrivarci in primavera, tarda primavera. Il mese migliore per fare una vacanza in assoluto credo sia luglio. L'anno scorso abbiamo fatto una vacanza io con mia sorella e i miei nipotini a luglio ed è stato meraviglioso, cioè è stato un tempo fantastico, non troppo caldo ma neanche freddo, intorno ai 25 gradi. Abbiamo fatto il bagno nel lago in mezzo al bosco, dove ci si arriva a piedi, abbiamo fatto le passeggiate nel bosco raccogliendo le more, i mirtilli, abbiamo fatto giri nei fiordi, abbiamo fatto il giro in barca nel fiordo di Oslo, in tutte le isolette che ci sono davanti alla città di Oslo. Ma è stata una meravigliosissima estate con i bambini, cosa che io consiglio se avete una famiglia. La Norvegia è fantastica per i bambini. Tutti i ristoranti hanno i seggioloni per i bambini, hanno i menù per i bambini, è proprio un paese a prova di famiglia proprio. Le temperature, a proposito di clima, allora le temperature variano molto. Allora l'anno scorso, sto dicendo l'inverno tra il 2000
2017 e il 2018 è stato estremamente nevoso, estremamente freddo, cioè veramente chi mi seguiva su Instagram vedeva il mio patema ogni giorno, che diceva: ma nevica anche oggi, ma basta, ti prego, non ce la faccio più di neve, come faccio a uscire di casa adesso? Per 3 mesi consecutivi, e c'erano più o meno tra i meno 5 e i meno 20 gradi nei mesi più freddi, cioè nei 2 mesi più freddi. Ovviamente l'inverno è molto più lungo rispetto all'Italia, rispetto anche al nord d'Italia. Io vengo da Milano, per esempio. L'inverno inizia ad agosto, fine agosto, già comincia tipo stagione autunnale, e va fino ad aprile. Generalmente a maggio diventa una sorta di primavera, quindi con delle temperature miti, 15-18 gradi, e le settimane estive sono tra giugno e luglio, ok? Quindi queste sono più o meno, e non arriva mai a 40 gradi, cioè difficilmente, forse con questo riscaldamento globale un po' di più, però intorno ai 30 gradi l'estate, per cui si sta molto bene. Ovviamente io sto parlando della zona sud Oslo, diciamo, la zona di Oslo. La zona nord è leggermente più fresca, le cose cambiano molto. In quanto tempo ho imparato il norvegese? La domanda successiva. Io sono stata 3 anni in totale in Norvegia, 2 anni con una pausa, poi di un anno a Milano e poi un altro anno. Non posso dire di aver imparato il norvegese, cioè me la cavavo a dire 4 frasi e capivo abbastanza il senso di quello che mi dicevano. Ovviamente mi sfuggivano molte parole, però diciamo così, riuscivo ad arrangiarmi a fare una specie di una piccola conversazione. Ovviamente dipende molto dalla motivazione che avete voi, dal tipo di lavoro che fate voi. Se siete a contatto ogni giorno con dei norvegesi, potete praticare la lingua norvegese, la cosa ovviamente diventa molto più veloce. Io nella fattispecie ero arrivata con l'illusione di poter parlare inglese, e invece no, è necessario parlare il norvegese. Quindi poi ho fatto un corso di 2 mesi intensivo. In sostanza ho cominciato a studiare il norvegese dopo un mese che ero lì, e ho fatto 2 mesi di intensivo e ho poi praticato online o con dei miei amici o a lavoro. Diciamo che se io vi posso dire un momento in cui vi potete sentire un pochettino più tranquilli nel parlare, dopo un anno. Ultime 2 domande, credo. È vero che la maternità è di un anno e ti pagano tutto? Allora, io non ho potuto provare la maternità in Norvegia, però mi hanno detto, per esperienza di mie care amiche, che sì, ti pagano un anno di maternità, 10 mesi di maternità, lo stipendio, e sicuramente c'è un welfare molto molto importante in Norvegia, però ovviamente lo fanno a chi vive là e a chi ha pagato le tasse là. Quindi, se le regole non sono cambiate negli ultimi mesi, devi aver lavorato almeno 6 mesi e aver pagato le tasse per almeno 6 mesi in Norvegia affinché ti diano un qualsiasi benefit dello Stato, compreso una maternità. Per cui non è che arrivi lì incinta di 9 mesi, partorisci in Norvegia e ti pagano per un anno lo stipendio. Non è così, non funziona così. Oltretutto, devi avere comunque un'attività lavorativa, per cui devi avere un contratto da dipendente, oppure devi avere una tua, diciamo, partita IVA, chiamiamola, quindi una tua attività, e devi pagarci le tasse, devi aver fatturato qualcosa nei 6 mesi precedenti. Per cui non è l'Eldorado, ragazzi, non è l'Eldorado. Comunque, sì, ovviamente ci sono dei controlli gratuiti, non tanti come in Italia, credo siano 2 controlli obbligatori e gratuiti presso le strutture ospedaliere, nel caso appunto di una gravidanza. E la cosa interessante è che ci sono anche i mesi per i papà, quindi i mesi di paternità. L'hanno cambiato recentemente, una mia studentessa me ne parlava, che proprio nel giro degli ultimi mesi hanno cambiato le regole, cercando di pareggiare sempre di più il tempo di maternità e il tempo di paternità, che è una cosa che è assolutamente impensabile in Italia, ma che io penso che sia quello che dovrebbe essere, insomma, in divenire. La parità dei sessi sta anche in quello: papà e mamma devono spendere lo stesso tempo con il bambino, soprattutto all'inizio della sua vita. L'ultima domanda, l'ultimissima: ma i norvegesi sono freddi? No, non sono freddi, sono abbastanza timidi, se non bevono, e sono riservati. La loro cultura, la cultura che si insegnano da generazione in generazione e nelle scuole, eccetera, è di rispettare il prossimo, rispettare lo spazio, rispettare lo spazio inteso fisico, quindi non avvicinarsi troppo, lo spazio inteso anche di rumore. Quindi rispettare il prossimo significa non dare fastidio all'altro in nessun modo, quindi non ti chiedo neanche dei favori, anche se sei il mio carissimo amico, per non disturbarti.
Pertanto, a noi italiane che invece siamo molto più, come dire, comunicativi, molto più che ci facciamo favore a vicenda, risultano un po' più freddi, un po' più distanti, più distaccati. Secondo me è per una questione di rispetto, non è per una questione di che si sentono superiori, è per una questione di rispetto, però ovviamente a noi risultano un po' più freddi, un po' più distanti i norvegesi. Però ripeto, secondo me è una cosa positiva. Non è facile per noi, come dire, chiacchierare al fermata dell'autobus, per esempio, o da qualunque parte, un norvegese che generalmente non ti dà retta, non dà retta a un estraneo, uno sconosciuto. Però se tu conosci qualcuno nell'ambito lavorativo, eccetera, vedrai che si scioglie il ghiaccio dopo un po' e vedrai che i norvegesi sono delle persone estremamente dolci, secondo me. Almeno io i norvegesi che ho conosciuto li ho trovate delle persone molto, molto dolci, molto sensibili, molto rispettose. Non voglio generalizzare, però veramente devo dire che sono delle persone affidabili, molto affidabili i norvegesi. Comunque, se vi piace questo tipo di video, lasciatemi sotto un commento. Se avete altre curiosità sulla Norvegia o anche sull'Inghilterra, su dove, insomma, quello che volete, anche sul Brasile se volete. Potrei fare anche un video, 10 domande sul Brasile e sui brasiliani che mi fate di più, perché anche quello me lo chiedete, eh? Ma tu da italo-brasiliana, come pensi dei, cosa pensi dei brasiliani? Oppure, ah, una domanda che mi hanno fatto, è vero, potresti, ma tu, ti hanno mai, flirtato con te perché sei brasiliana? Oppure, si sono mai comportati in maniera diversa perché sei brasiliana? E la mia risposta è, vabbè, ve lo dico nel prossimo video. Iscrivetevi al canale se siete curiosi. Ci vediamo prestissimo, ciao!